schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo, che non basta mai. Mamma Maxi Mix, che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si scaltro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Mix su YouTube. Se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e come promesso nel video precedente ecco a voi il glitch dei soldi da fare da soli. E per fare questo glitch di che cosa abbiamo bisogno? Di un bunker, una base operativa. Ovviamente nel bunker dovremo avere il COM e dentro al COM dovremo avere l'auto che vogliamo duplicare, ragazzi. Qui non è importante una targa personalizzata o una targa invisibile, possiamo usare qualunque tipo di targa perché tanto le targhe cambieranno, quindi tutte le auto che noi andremo a duplicare avranno una targa pulita. Quindi a questo punto lasciamo l'auto dove l'ho lasciata io, ragazzi, e andiamo nella nostra base operativa. Io qui vado a chiamare il mio Buzzard. Quindi magari diventate CEO, vi chiamate il Buzzard per spostarvi agevolmente da parte a parte. Poi qui veramente facevo prima a farmela a piedi, anche perché ho la base operativa qui di fronte. Comunque vabbè, il gioco è un po' bastardino e che ci vogliamo fare? Nulla. Allora ragazzi, intanto che vado alla base, entro dentro, vi ricordo il gruppo Telegram, canale Telegram, tutti i miei contatti in descrizione, il contest Road to 10k del mio canale, il contest per quanto riguarda una PlayStation 3 modificata con mod menu e tutto il resto, un account PS4, una Shark Card. Insomma, andate a leggere la descrizione, ragazzi, ci trovate tante belle cosine, trovate il mio sponsor e tutti i miei contatti, i vari contest che ci sono e tutto il resto, ragazzi. Quindi l'unica cosa che dovete fare è aprire sta cazzo di descrizione e leggere tutto quello che c'è per partecipare. Mi raccomando, ragazzi, video contest, apriteli. Non scrivete solo partecipo, perché se poi non vincete, perché magari venite estratti e non avete i requisiti richiesti all'interno di quei video, non piangete poi, ragazzi, perché io ve lo dico, aprite le descrizioni, aprite i video, ascoltate i video fino alla fine, non fate come l'altro giorno che io ho detto non commentate qui e tutte capre sono andate a commentare sotto a quel video. Perché? Perché hanno letto contest. Allora, appena leggiamo contest scriviamo partecipo. Capre, 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 siete tutti capre. Dovete ascoltarli i video, non dovete piare e scrivere subito partecipo, non si fa così. Comunque sia, ragazzi, una volta che avete preso la vostra BMX pigiando X, perché altrimenti uscirete dalla base operativa, vi avvicinate al letto, aspettate che vi compare la freccettina e premete R2 e freccetta, ragazzi. Vi troverete fuori dalla base operativa. Può capitare delle volte che vi trovate in culo al mondo, che non vi trovate al di fuori della vostra stessa base operativa, ma al di fuori di un'altra base operativa, però non fa nulla. Prendete l'elicottero e tornate nel vostro bunker. Allora, un piccolo consiglio che vi voglio dare, ragazzi. Ultimamente con questo glitch diciamo che le modifiche stanno saltando, nel senso che quando duplicate un'auto vi ritrovate l'auto duplicata senza livrea e senza tutte le altre modifiche, ma solamente la prima modifica, e l'auto vale intorno a 500.000, qualcosa del genere. Per poter evitare, ma non garantire il perfetto funzionamento ovviamente, per poter evitare questa cosa, ragazzi, l'unica cosa che dovete fare prima di uscire dalla sessione, perché se voi uscirete dalla sessione e tornerete in sessione vi toglierà quasi sicuramente tutte le modifiche, andate allo Santos Custom e modificate una piccola cosa del veicolo che avete appena duplicato. Vedete, ragazzi, qui adesso cambia targa immediatamente, c'era una targa numerica qui, adesso è targata alle tigri, perché comunque avevo usato un'auto con targa le tigri per duplicare la BMX.
entrate nel centro operativo mobile, la salvate e poi riuscite. Quindi, come ho già detto ragazzi, tutti quanti i cloni che voi state duplicando portateli allo Santos Custom, cambiate anche una virgola, anche solo la verniciatura, in maniera da salvare il veicolo e cercare di poter evitare di far sparire tutte le modifiche. Questo è un consiglio che vi posso dare, poi fate voi insomma ragazzi. Una volta che avete finito il glitch, lasciate l'auto qui come l'ho lasciata io e andate alla base operativa e ripetete tutto quanto il passaggio se avete altre BMX. Questa è la data e l'ora in cui ho girato il glitch ragazzi. Il glitch è veramente semplicissimo, è un money glitch da fare da solo. Detto questo, un saluto a tutti, al prossimo video.